Sì, il misfatto racconta il misfatto della settimana e ospita anche però la firma di un prestigioso ospite che nel primo numero sarà appunto Carlo Verdone. Molto che ospite. Ci racconta appunto la decadenza del mito, è il titolo del pezzo di Carlo, che farà introdurre a Carlo stesso, cioè spiegaci tu che cosa... Un pezzo provato nella sua carne, esatto. Sulla sua vita, autobiografico. Sì, assolutamente. Tratta di una storia vera. Mi è stato chiesto: ti va di scrivere una cosa di costume? E dico fatemi un attimo pensare, vediamo un po' che cosa esce fuori. Allora ho riflettuto un po' che poteva essere interessante raccontare attraverso alcuni episodi quello che è oggi il mito. Chi è il mito oggi? Il mito non esiste più. I miti esistevano forse negli anni 60, forse all'inizio degli anni 70, poi piano piano inesorabilmente si sono completamente sgretolati. Allora ho voluto raccontare un episodio molto significativo per arrivare ad altri episodi dei giorni d'oggi, per appunto testimoniare proprio come il mito oggi è caduto in frantumi. Erano l'inizio degli anni 70 e mi ricordo che da casa mia stavo andando a Trastevere a ritirare il motorino da un meccanico. Quel periodo io seguivo moltissimo i Cineclub Tevere, Film Studio, il Farnese, l'Azzurro Scipioni, tutte programmazioni molto interessanti che ci davano un'infarinatura molto importante per quel che riguardava la cultura cinematografica di studenti che cominciavano ad apprezzare il cinema, ad amare dei generi, degli autori. Quindi da lì quindi la voglia di andare, era un periodo molto molto importante quello della fine degli anni 60, è stato da un punto di vista culturale molto importante. Quindi tre è volte... vero che sei stato bocciato all'esame di storia del cinema da tuo padre? Sì, mio padre mi ha bocciato in storia del cinema davanti a 150 studenti, ancora non si è capito perché, non lo so, c'eravamo messi d'accordo che... dentro casa gli dissi: chiedimi Fellini domani, e lui scriveva e fece, e dico vabbè, mi chiederà Fellini, ero molto ferrato su Fellini. Invece a magistero disse Verdone, tutti dico: ma che c'è un figlio, un cugino? Io alzai, mi misi davanti a lui, tutti gli studenti dietro, e mi disse: mi parli di Pabst? Chi? Di Pabst. Dandomi del lei. Io praticamente con la mano così feci. Lui faceva proprio neanche un aiutino, non mi voleva guardare, non mi voleva guardare. Questa è rimasta famosa perché poi mio padre è stato insegnante anche di Nanni Moretti, di tantissimi, di Lucchetti, di tantissimi registi. Io non so chi c'era quel giorno, però questa cosa è rimasta storica. Allora continuava a dire. Allora mi dice: Dreyer, com'è? Io feci. E lui fece: si ripresenti la prossima sessione, perché era di Siena, papà, quindi parlava così. Risate e commenti di dietro. Io mi alzai, me ne andai. E qualcuno rideva, però qualcuno si preoccupava, dice: ma se boccia il figlio, a noi che ci fa? In realtà poi era l'uomo più buono del mondo, perché poi li promuoveva tutti. Quindi fu una cosa terribile, proprio di un'umiliazione. Quando sono arrivato a casa, l'ho aspettato a casa e ho detto: ma che cazzo hai fatto? E lui mi ha detto, con un'aria angelica: volevo fare professore serio. E la domanda era seria, perché Pabst lo dovresti sapere. Dico: ma ci eravamo messi d'accordo su Fellini. Studiati anche Pabst per il prossimo esame. E quindi mi fece dare, però me lo fece dare con la professoressa Tarroni, che mi fece, comunque ero preparato, quindi, però mio padre sì, ma è stata una delle forse l'unica bocciatura che ho avuto all'università, però lui era tanto fiero di questa cosa, raccontava continuamente: ho bocciato mio figlio, eh beh. Cioè questo è proprio l'esempio proprio del professore che non guarda in faccia a nessuno. In realtà mi ha fatto perdere un po' di tempo per ridare l'esame. Comunque, per farla breve, no, breve, mentre vado su Ponte Sista a ritirare una cosa, infarcito di cinema, di grandi autori, di attori,
riconosco un tipo che cammina con i capelli scapigliati, un'aria un po' desistenzialista, con il bavero del cappotto alzato. Dico, ma quello è Volonté. C'era ancora c'era ancora in noi la grande emozione dell'indagine su un cittadino di Petri. Dico, che faccio, che non faccio? Io ero la persona più timida del mondo. Dico, io vado là, glielo dico. Dico, faccio i miei complimenti, lei è un grande attore. Allora, vado dietro e gli faccio, signor Volonté, niente. Signor Volonté, si volta e mi fulmina con uno sguardo veramente poi... con gli occhi sgranati, che tant'è che io faccio così, come dire, non so, vado. Anche perché era un periodo strano quello, dico no, dico era soltanto per farle dei complimenti, sono un suo ammiratore, ho visto il film di Petri, e lui fu molto gentile, dice, io la ringrazio molto, si chinò, dico lei è molto gentile, dico no, e lei è un grande attore, no, grazie, quindi dei inchini molto, molto carati, ci siamo lasciati così. E io alla fine lui è andato, ci siamo ancora risalutati facendo ancora così. E allora, però ero rimasto contento, ho detto cacchio, ho conosciuto Volonté, cioè per me era una conoscenza. Vado a prendere il motorino, stacco. Circa 4 anni fa, attraverso il ponte, questo per dire l'approccio al mito, quello Volonté era un mito in quel momento, assolutamente. Stacco, il mito divento io, va bene? 4 anni fa sul ponte di Regina Coeli, a un certo punto il semaforo rosso, quasi l'una di notte, sento una moto smarmittata che arriva dietro, improvvisamente silenzio, poi sento una pacca dietro le spalle, boom! Ma li mortacci tua! Io proprio così, cazzo, dico chi è? Aga, a Roma ci stai soltanto del Papa, li mortacci! E dico, ma... Dico, io ti ringrazio, ma no, se leva il casco che poi non c'era nemmeno l'allacciatura, proprio una cosa, un urinale sembrava, se lo leva, e a un certo punto fa, me devi fare un favore, mo me devi salutare un amico mio, no, dico, fammi andare, e ta, me devi far salutare l'amico, mo mandi a letto contento, e comincia a digitare un numero, dico no, te prego, in quel momento da dietro arrivano delle macchine che fanno titi papà minuto, ma la faccia veramente da delinquenza proprio di quelle, altro che terribilissimo, fa sto numero, io mi trovo veramente proprio in ostaggio di questo, prende il telefono, me lo appiccica all'orecchio e mi fa, si chiama Alberto, fagli un saluto, ciao sono Carlo Verdone, ti faccio tanti auguri, buonanotte, eccetera. Ha sentito? Aspetta, no, dice che gli devi fare nonna, no, devo andare via, no, fa nonna, dai, fagli nonna, come fai, di dietro, ti tifo, e un attimo, questo faceva veramente paura, a quel punto per lavarmi dalle scatole, prendo il telefono e faccio, nonna! Lui, ma te sei un grande, sei, prende il telefono, a Roma c'è stai del Papa, non c'è niente da fare. Prende il casco, se lo mette in testa, prende la moto, fa una curva veramente a sé, una curva di quelle micidiali. C'è un MV, una vecchia MV. Tutta svalmità, fa una curva, in curva dice una cosa che rimarrà sempre nel mio cuore, che equivale a 20 premi David di Donatello e forse a un mezzo premio Oscar, perché mi dice in curva da lontano gettando, aga, grazie per avermi dato il sorriso in adolescenza da merda. E va via lì per lì, io rimango, però mi rimane nel cuore, perché è stata una delle cose più... perché ho pensato alla vita tragica di questo qua, che però alla fine, veramente, un'adolescenza da merda, forse gli ho dato un sorriso. Però detta così, di notte, era poetica. Quindi non lo odiavo più. È diventata una cosa che mi ha accompagnato con il sorriso e mi sono detto, forse sono un antidepressivo privo di effetti collaterali per sta gente qua. Dico, ho fatto del bene.